Bene, possiamo iniziare. Benvenuti. Do subito la parola all'onorevole Fassino e poi all'ambasciatore Carlo Garcia de Alba. Bene, grazie. Saluto l'ambasciatore, saluto tutti i partecipanti a questo nostro incontro. Questo incontro è il primo incontro di una iniziativa che con l'ambasciata, con altri colleghi e amici di altre associazioni, il CESPE ha, diciamo, messo in piedi ed è un forum Italia-Messico che ha l'obiettivo di operare per favorire, facilitare e promuovere le relazioni tra l'Italia e il Messico. Il Messico è un grande paese, uno dei grandi paesi dell'America Latina. Pochi sanno in Italia, se non coloro che hanno relazioni col Messico, che è il primo partner economico-commerciale dell'Italia in America Latina. In genere molti pensano che sia il Brasile o che sia l'Argentina, in realtà il primo nostro partner è il Messico, poi naturalmente abbiamo intensissime relazioni anche con l'Argentina, col Brasile, con l'Uruguay, con il Cile, però il nostro primo partner è il Messico, un paese che è cresciuto moltissimo dal punto di vista produttivo, dal punto di vista economico, che ha un peso anche dal punto di vista politico importante, con le iniziative che sul piano politico caratterizzano la presidenza del presidente Obrador, e quindi io credo che sia molto utile, partendo da questa condizione di miglior favore, l'essere il Messico il nostro primo partner in America Latina, lavorare per espandere in ogni direzione le relazioni tra i due paesi. Espanderle, favorire naturalmente l'espansione sul piano economico, e c'è l'associazione presieduta dalla dottoressa Magaldi che già ha fatto un grande lavoro e che rappresenta un pilastro importante delle relazioni economiche tra i due paesi. C'è ovviamente il ruolo fondamentale che l'ambasciata può giocare nell'attivare in ogni direzione i rapporti. C'è la necessità di sviluppare i rapporti anche sul piano politico-istituzionale, sia sul piano parlamentare che sul piano governativo, e quindi promuovere sempre di più le relazioni anche istituzionali. Nei prossimi mesi si svolgerà l'importante appuntamento bilaterale tra Italia e Messico, e anche, diciamo, espandere ad altri settori della società civile. Il CESPE ha interesse ovviamente a promuovere iniziative nei, diciamo, di relazione, di comune iniziativa con altri centri di ricerca, e così, diciamo, in ogni settore, dall'università al mondo del giornalismo, al mondo della cultura, noi possiamo lavorare per promuovere queste relazioni. L'intento del forum è quindi di rendere permanente, avere una sede permanente per dare impulso, promuovere, espandere le relazioni tra i nostri due paesi. Penso che sia un'iniziativa che incontrerà ovviamente il favore di tutti coloro che con il Messico, e in Italia sono molti, hanno avuto in questi anni occasioni di relazione. Naturalmente ci proponiamo di avere un programma attivo di iniziative nei diversi settori. Oggi, in particolare, dopo questa breve inaugurazione, ci sarà un'iniziativa dedicata in particolare ai temi, diciamo, dell'8 marzo, della parità di genere, delle politiche di promozione. In quella direzione, e proseguiremo poi con un programma di attività che si sta definendo insieme all'ambasciata a programmare una serie di altri appuntamenti. Quindi mi pare che sia un'iniziativa utile e diciamo ha tutte le possibilità di raccogliere un consenso ampio e di seminare, e seminando naturalmente di far crescere altre iniziative e altre opportunità. Quindi io qui mi fermo, ringrazio ancora l'ambasciatore, ringrazio il CESPI, ringrazio la dottoressa Magaldi, tutti gli interlocutori di questo nostro primo appuntamento, e ridò la parola al presidente Frigeri. Grazie, grazie mille onorevole Fassino, anche grazie per aver accettato questo invito in un periodo particolarmente complicato e darei la parola all'ambasciatore Carlo Garcia de Alba, ambasciatore del Messico in Italia.
Muchas gracias, presidente Frigeri. Lo saludo con mucho gusto desde la sede histórica de la Embajada de México en Roma, que el próximo 2 de julio, en 4 meses, cumplirá 100 años de ocupar la misma sede. Gracias, ringrazio veramente di cuore all'onorevole Fassino, perché come ha detto il presidente Frigeri, nonostante i tempi duri, difficili, complessi che viviamo, ci ha onorato con la sua presenza e dando la partenza a questa nuova importante iniziativa che collega l'Italia e il Messico ancora di più e che grazie al prezioso intervento e la spinta del CESPI, ovviamente con una importantissima e prestigiosa, ugualmente prestigiosa controparte messicana, il COMEXI, il Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ben presidito por el ingeniero Sergio Alcocer, che sé che in unos momentos va a tomar la palabra, pero también la embajada ha sido aceptada para participar en esta iniciativa y pondremos todo nuestro empeño para que este inédito Forum Italia-México sea de provecho para la sociedad civil de ambos países. Saludo y agradezco también a Letizia Magaldi, esta bravísima presidente de la Asociación Económica México-Italia, que como sapete el primo paso verso la constitución de la prima Cámara de Comercio Mexicana en Italia, que esperamos fra pochi mesi, si chiami proprio così e che diventerà la prima nella storia e abbinerà a circa 43-44 camere di commercio estere che esistono già in Italia. E come giustamente ricordava il presidente Fassino, non mi dilungherò su questo, il Messico è di gran lunga il primo socio economico e commerciale dell'Italia in America Latina. Anzi, nemmeno mettendo insieme Brasile e Argentina, nemmeno insieme riescono a raggiungere il volume di scambi commerciali e economici che il Messico e l'Italia hanno. Quindi ci voleva, teniamo necessità di questo foro Italia-México, así es que gracias, presidente Fassino, por esta inteligente, oportuna iniciativa. Hoy vamos a hablar de un tema muy trascendental y simplemente haré una referencia breve, que es las mujeres, la mayoría de la población de la humanidad. Domani celebriamo il giorno internazionale, quindi credo che abbiamo cominciato questa collaborazione CESPI, COMEXI, Camera dei Deputati, Commissione Esteri, Ambasciata e AMEI con il piede destro. Ci saranno altri argomenti di cui parleremo durante l'anno, però abbiamo cominciato con uno molto buono, che è imprenditoria e donne. Quindi ascolteremo con grande interesse alle 4 paneliste, grazie anche alla moderatrice di coordinare questi lavori. Da parte nostra, come governo messicano e come ambasciata, ribadire che il Messico è oggi uno dei 7 paesi del mondo, uno dei 7 governi al mondo che apertamente dichiarano di avere una politica estera femminista, affiancato da altri paesi come la Svezia, la Spagna, il Lussemburgo, il Canada, la Francia, eccetera. Ma questo ovviamente, oltre a essere favorevoli a questo principio, è importante capire di cosa parliamo. E con questo chiudo perché credo che se non si parla in parallelo di equità di genere, di igualdà di opportunità e di diritti, e quando vamos a hablar di empresarias e di empresas, è importante saber che questo también se tiene que trasladar in parità. Parità di sueldos, paridad de posiciones en la toma de decisiones en las empresas y en los consejos de administración. Quindi bisogna andare oltre al discorso
e parlare veramente dei fatti che oggi, come ogni giorno dopo giorno, riguardano la vita delle donne e quindi della società. Chiudo salutando in particolare oggi alle donne dell'Ucraina, che stanno veramente in una situazione complessa, quindi un saluto di cuore a queste coraggiose donne che stanno vivendo con grande difficoltà e sofferenza questa brutta guerra. Grazie di avermi invitato oggi e lunga vita a questo nuovo forum Italia-Messico. Muchas gracias. Grazie. Scusate, grazie ambasciatore. Darei la parola all'ingegnere Sergio Alcocer, presidente del COMEXI, è un'istituzione importante, un'istituzione, un centro studi, un think tank importante in Messico. E prego, ingegnere Alcocer. Muchas gracias, presidente Frigeri. Muy buenos días desde la Ciudad de México. Saludo al presidente Piero Fassino, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Italia, así como a nuestro muy querido embajador Carlos García de Alba, embajador de México en la República Italiana. Y saludo a todos quienes nos acompañan y utilizo el nombre de la señora Letizia Magaldi para agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer a su vez a la señora Magaldi por tomar la iniciativa en la creación de esta Asociación Económica de México en Italia. La relación de nuestros dos países es de larga data. Compartimos sistemas de valores como son la democracia, el libre comercio, el respeto a las libertades. Y bueno, en esta ocasión, esta reunión el día de hoy nos ocupa y nos toca en un momento difícil para todo el mundo, en donde justamente el libre comercio, las libertades y la democracia se ven fuertemente amenazadas con la invasión de Rusia en Ucrania y las posibles extensiones que esto puede tener. México e Italia, ha sido señalado muy claramente, son socios comerciales importantes y han tenido a lo largo de la historia una relación muy amplia, muy cercana en diferentes temas. El tema de la ciencia y la tecnología, la innovación, la cultura, la economía, la energía, el turismo, siendo Italia una potencia turística formidable, además también líder en la protección de bienes culturales. Italia, uno de los países que tiene más sitios reconocidos por la UNESCO, México, el que tiene mayor cantidad de sitios reconocidos por la UNESCO en el continente americano. Y el día de hoy escucharemos un ámbito más, un tema de interés mutuo, que son las mujeres y el mundo empresarial. Desde el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, celebramos la creación de este foro Italia-México como un espacio conjunto para reflexionar sobre la relación entre nuestros países, para poder identificar áreas de colaboración, áreas de profundización entre esta relación especialmente importante. Para esto, gracias a la intervención del señor embajador García de Alba, hemos firmado un convenio de colaboración entre el CESPI y el COMEXI que nos permitirá dar estructura a esta colaboración y darle mayor fondo al foro que se ha presentado el día de hoy. Es la oportunidad, además, de que podamos establecer intercambios entre nuestros centros de pensamiento estratégico. El COMEXI, señor Fassino, tiene una relación muy estrecha con la Embajada de Italia en México. Hace algunas semanas tuvimos la visita de un periodista italiano, presentó su libro, Federico Rampini, y con la participación del embajador de Italia en México, y seguimos muy de cerca lo que sucede en Italia. De hecho, la próxima semana, gracias al presidente Frigeri, estaré en Roma dando una plática o participando en un conversatorio sobre la relación de México y América del Norte, particularmente lo relativo al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y qué implicaciones tiene esto para la relación de México con la Unión Europea, particularmente con Italia. Y estos son ejemplos de la relación que tenemos desde el COMEXI y que queremos fortalecer a través del CESPI. De nuevo, muchas gracias por invitar al COMEXI a participar en el Foro México-Italia. Muchas gracias
por la confianza para poder establecer este convenio de colaboración, que sin duda, como mencionaba el embajador García de Alba, lo que busca es que las sociedades de nuestros dos países se conozcan más, se conozcan mejor y finalmente tengan un impacto favorable de la relación entre nuestros dos países. De nuevo, gracias. Muy buenos días desde la Ciudad de México. Buenas tardes en Roma. Gracias, muchísimas gracias. So che poi ingegnere Alcocer per impegni ci dovrà lasciare, per cui lo ringrazio nuovamente. Anch'io aggiungo i miei ringraziamenti personali a tutti voi che siete intervenuti, a chi ha accettato questo invito sia a essere spettatore sia a partecipare a questo primo evento di lancio del forum e di riflessione. Credo che, come già stato detto, il forum rappresenti un'opportunità importante a cui CESPI, l'ambasciata, AEMI hanno scelto e Comexi hanno scelto di investire. L'obiettivo è già stato ben esplicitato per noi come CESPI. CESPI appunto si occupa di temi internazionali, di scenari internazionali, per cui per noi la costruzione di piattaforme come questa che oggi lanciamo tra Italia e Messico sono strumenti fondamentali per aumentare quello che è il livello di conoscenza, come diceva giustamente l'ingegnere Alcocer, rispetto a un paese strategico per l'Italia, ma importante sotto vari punti di vista. E lo facciamo appunto attraverso la riflessione, il confronto, ma anche il lavoro di studio, di analisi, di ricerca. Ecco perché alla base del forum abbiamo voluto e cercato un partner, un altro think tank messicano, e grazie all'accordo col Comexi abbiamo avuto sicuramente il meglio, perché alla base ci sia appunto un'attività solida di ricerca, di analisi, che poi possa portare anche a momenti di dibattito, di discussione, di apertura a quelli che sono altri soggetti della società civile. Questa è un'altra caratteristica che credo importante all'interno di un forum di questo tipo, cioè dare voce alle diverse rappresentanti, si parte oggi con un tema che è quello delle donne, ma anche quello dell'imprenditoria, e quindi ringrazio sia le imprenditrici e sia la EMI, sia la Fondazione Giacomo Brodolini che ha accettato di condividere con noi questa riflessione. Non aggiungo molto altro rispetto appunto a quello che è il ruolo degli scambi commerciali che stanno alla base dei rapporti dei due paesi, ma anche gli scambi di natura culturale. La comunità messicana in Italia è una comunità prevalentemente femminile, siamo quasi al 70% di donne, quindi il tema è un tema che riguarda direttamente la comunità messicana in Italia. Sono ampie le aree di collaborazione e proveremo attraverso questi momenti di riflessione di affrontare alcune tematiche. Come diceva l'ingegnere Alcocer, già settimana prossima avremo un secondo appuntamento, il 15, su appunto l'accordo Stati Uniti, Messico, Canada, e poi avremo un terzo appuntamento e cercheremo in ogni appuntamento di andare a aprire un focus, una finestra su un ambito di collaborazione. Vengo rapidamente al tema di oggi, il tema dell'empowerment, il tema dell'eguaglianza di genere. Abbiamo voluto appunto affrontare questo tema alla vigilia dell'8 marzo.
È un tema centrale a livello internazionale, l'Agenda 2030 lo definisce in modo molto chiaro, quello che è il ruolo delle donne nel tema dello sviluppo e addirittura nei processi di pace e mi unisco al pensiero dell'ambasciatore Carlos García de Alba rispetto appunto a tutte le donne ucraine che sono in movimento o che sono bloccate nella situazione drammatica che stanno vivendo. L'imprenditoria è un punto, un canale di connessione importante fra paesi ed è un canale importante di sviluppo all'interno di un paese, per cui ecco perché abbiamo scelto di partire proprio sul tema di genere applicato al tema dell'imprenditoria. Il ruolo delle donne all'interno di questo segmento che è centrale poi nello sviluppo del sistema produttivo italiano e del sistema messicano. Ecco, io mi fermo qui rinnovando appunto il mio grazie e do la parola a Letizia Magaldi, presidente dell'Associazione Economica di Messico Italia. Grazie, dottor Frigeri, buonasera a tutti. L'Associazione Economica del Messico in Italia, di cui mi onoro essere presidente, è stata costituita nell'ottobre del 2020 e ad oggi, dopo circa un anno e mezzo, da 9 imprese fondatrici siamo circa 31 aziende. E l'associazione ha l'obiettivo di estendere legami industriali, commerciali e culturali scientifici tra due paesi. Il presidente onorario è il nostro ambasciatore Carlos García de Alba e il vicepresidente è il dottor Panzini di Leonardo Finmeccanica, il nostro segretario invece del gruppo Fiorucci di Sigma, una delle aziende più importanti del mondo food del Messico. È un gruppo di imprese molto importanti che hanno proprio l'obiettivo, come appunto anticipava l'ambasciatore, di costituire la prima Camera di Commercio messicana in Italia. Per questo ringrazio il presidente Fassino e l'ambasciatore e il presidente del Consejo Mexicano di Assunto Internazionale, il dottor Alcocer, per aver partecipato oggi a questo importante evento di lancio del Foro Permanente Italia-Messico. Il webinar di oggi è molto importante, riguarda il mondo delle donne e delle imprese. E l'8 marzo è appunto un momento di riflessione e mi permetto di dare un suggerimento, un percorso concreto che possa essere anche di spunto ad ulteriori iniziative future. Sappiamo che i maggiori investimenti dei prossimi anni saranno nel mondo digitale, nel mondo della transizione ecologica, nel mondo della life science, settori che hanno anche intrinseca la caratteristica di essere settori legati alla flessibilità, alla digitalizzazione, che possono essere un ulteriore fattore abilitante per la partecipazione al mondo del lavoro anche delle donne. E quello che può essere l'obiettivo delle aziende che io rappresento è quello di sensibilizzare sulle potenzialità di crescita di questi settori e sulle opportunità delle lauree STEM, cioè delle Science, Technology, Engineering and Mathematics, perché può essere appunto perché i paesi in cui mancano queste tipologie di laureati in queste discipline avranno sicuramente uno svantaggio, i paesi e le imprese ovviamente, e quindi rispetto alle sfide che dobbiamo affrontare, aprire il mercato, aprire diciamo la conoscenza su queste tipologie di lauree può abilitare le donne ad un percorso di carriera più sicuro. Le donne oggi in Italia, per dare alcuni dati, rappresentano il 57% dei laureati, quindi una percentuale maggiore rispetto agli uomini, e il 53% delle donne si laurea in corso rispetto agli uomini. Però la partecipazione, appunto, come dicevo, alle materie scientifiche è ancora bassa, soltanto il 36% è degli uomini, invece il 17% scende tra le donne. Come diceva appunto il presidente Fassino, pochi sanno almeno in Italia, della potenza manifatturiera del Messico. Quindi penso sia importante portare all'attenzione anche delle istituzioni messicane quella che può essere una collaborazione legata appunto alla competenza scientifica, alla competenza tecnologica, perché la partecipazione delle donne al mondo economico è ancora molto legato al commercio e al sociale piuttosto che alle aree scientifiche e alle aree tecnologiche. Quindi ancora dico appunto che le donne, le aziende possono avere e devono avere un ruolo nel
far conoscere quelle che sono le best practice, i casi di successo delle donne che partecipano al mondo dell'imprenditoria, al mondo della scienza, perché sappiamo bene che spesso gli stereotipi e i pregiudizi non avvicinano appunto il mondo femminile a questa tipologia di carriera, che invece è molto importante e abilitante anche per un futuro al passo appunto con i tempi. E quindi accanto, diciamo, mi do questo spunto come futura proposta di collaborazione. E quindi, insomma, grazie ancora per aver ospitato questo primo evento dell'associazione. Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare le donne che hanno deciso anche di accettare il nostro invito, e un saluto a tutti per le ulteriori future attività. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ora entriamo nel vivo del nostro primo incontro e do il microfono virtualmente a Anna Paola Merone, che ci condurrà in questo dibattito, in questo confronto, e ringrazio nuovamente anche lei. Prego, Anna Paola. Allora, grazie per l'assist dell'ambasciatore che ci introduce, insomma, con passo deciso in questo dibattito. Viviamo in un mondo dove ancora fa notizia il presidente del Tribunale Donna e del caso di Napoli e di Torino, che da 2 anni possono contare su questo primato che non dovrebbe essere tale, e purtroppo fanno ancora notizia le donne come genere. Un mondo più interessante potrebbe essere quello dove ci si confronta solo sulle competenze, ma dobbiamo ancora parlare di genere, e ne parla bene, in maniera molto articolata, Barbara De Micheli, che è una delle nostre relatrici, la prima che chiamerei insomma a parlare, coordinatrice di Social Justice Unite della Fondazione Giacomo Brodolini, che spesso si è soffermata sulla parità di genere nel mondo del lavoro, perché si fa presto a parlare del coinvolgimento femminile, ma lei ha iniziato a parlare di pari opportunità e di smart working molto prima della pandemia, insomma ha guardato oltre, e quindi in queste prospettive nuove che si aprono per mettersi in gioco su scenari internazionali ci porta con un passo diverso. Benvenuta Barbara. Io l'ho vista collegata, ecco, prima. Sì, ci sono. Okay. Ero solo muta. Grazie dell'invito, grazie di aver organizzato questo momento. E, effettivamente sì, io mi sono occupata come Fondazione Brodolini anche con il magazine ingenere.it, di cui sono una delle collaboratrici, di molti elementi legati ai cambiamenti nel mercato del lavoro, all'innovazione tecnologica. Sono d'accordo con la dottoressa Magaldi che in effetti il tema delle STEM è un tema assolutamente vincente, e questo lo troviamo anche nei dati che ci riporta l'ultimo rapporto disponibile di Unioncamere sull'imprenditoria femminile, no? Noi abbiamo visto, sappiamo, io ho raccolto un po' di numeri per voi, insomma, le donne in effetti sono il 22% delle imprenditrici in Italia, e il segmento più vivace di queste imprenditrici sono le giovani imprenditrici, le imprenditrici under 35, che spesso sono anche quelle che hanno l'energia, il coraggio, la determinazione per creare impresa in settori meno tradizionali e più legati alle loro competenze specifiche, cioè quelle competenze che in qualche modo sono legate alle loro conoscenze tecnologiche e alle lauree in cui sono diplomate. E l'altra cosa molto interessante delle imprese gestite da donne è che, adesso questi sono dati che potete anche andare a vedere dall'ultimo rapporto di Unioncamere, quali sono i settori nell'imprenditoria femminile di maggiore diffusione, ma in realtà, diciamo, un'altra delle cose interessanti rispetto alla domanda che mi faceva lei è che le donne, le imprenditrici, sono anche le più presenti in tutti quegli ambiti che hanno a che fare con la responsabilità sociale d'impresa, con l'attenzione all'ambiente, con l'apertura verso elementi di flessibilità nel lavoro, smart working, welfare per i propri dipendenti, quindi in questo senso sono molto innovative e molto attente
attente ai bisogni sia, diciamo, in un'ottica di cura, se si vuole, sia del contesto in cui lavorano che delle persone che lavorano per loro. E questa è una grossa risorsa, perché sappiamo che nel mondo in cui viviamo in questo momento, ma in generale, anche i consumatori sono molto attenti al fatto che le imprese prendano in carico questi elementi. Allora, e un'altra cosa che è interessante dire è che, allora, per quale motivo parliamo di imprenditoria femminile e pensiamo che sia necessario sostenerla? Ma perché ci sono alcuni elementi che rendono più difficile per le donne fare impresa, che non sono ovviamente legate alle donne, ma sono legate, diciamo, al contesto in cui si muovono, che fanno sì che, appunto, alle imprenditrici vengano poste degli ostacoli che in qualche modo sono più complessi di quelle che vengono poste ai loro colleghi uomini. E allora, vedo che state proiettando le slide, andando un po' più avanti, io avevo fatto una slide di riassunto, in qualche modo, di quali sono questi elementi di criticità, perché io non le riesco a manovrare da qui. E gli elementi di criticità sono, da un lato, l'accesso al credito. L'accesso al credito è ovviamente un tema per tutti gli imprenditori, ma per le imprenditrici è più difficile, ed è più difficile in un sistema come quello italiano, soprattutto, che è molto basato sulle garanzie reali. Le donne, meno degli uomini, hanno patrimoni, hanno case, hanno immobili, e quindi quando vanno a chiedere un finanziamento per la propria impresa è per loro più difficile ottenerlo. In altri sistemi, dove c'è una maggiore attenzione al piano di sviluppo, può essere più facile, però in generale, diciamo, le donne hanno maggiori difficoltà. Hanno maggiori difficoltà perché, avendo un carico di cura eccessivamente sbilanciato su di loro, si devono sempre porre il problema di come combinare la loro vita con la vita imprenditoriale. Hanno maggiori difficoltà perché spesso, a volte, hanno più difficoltà a accedere alle informazioni, perché, come è già stato detto, si devono confrontare con stereotipi che pensano che loro non siano in grado in qualche modo di gestire l'attività imprenditoriale, e in alcuni casi hanno maggiori difficoltà perché è per loro più complesso accedere alla formazione continua, proprio perché c'è un tema di work-life balance. È per questo che si decide di intervenire con sostegno all'imprenditoria femminile. E per esempio nel nuovo PNRR, cioè con un decreto che è uscito a novembre, ci sono nuovi stanziamenti molto interessanti, sia per la creazione di impresa, sia per il sostegno all'imprenditoria femminile già esistente. E quindi è un'opportunità, diciamo, che le imprenditrici possono cogliere, e chissà, magari anche nell'ottica della creazione di un'imprenditoria che consenta uno scambio, una cooperazione internazionale, come, diciamo, come stiamo affrontando in questo ambito qui. Bene, su questo fronte Valeria Giaccari si lascia coinvolgere in maniera molto puntuale. Lei è la presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Roma e cofondatrice di Orienta, una società che si occupa proprio su questo fronte. Ma è vero che le donne scontano questi ritardi? Questi studi li ho letti anch'io e lasciano veramente sorpresi, e c'è anche una pubblicità Progresso che in questi giorni gira e ci racconta che passeranno molti decenni prima che il gap retributivo fra uomini e donne venga finalmente colmato. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, effettivamente il gap c'è ancora, e purtroppo parliamo di queste tematiche da alcuni anni, però credo che se ne dovrà parlare ancora per un po' di tempo. Ci stiamo lavorando tutti, però ecco, io partirei, mi fa piacere anche partire da una mia esperienza. Io a luglio del 2021 ho avuto l'opportunità, la fortuna di ospitare il summit del W20 a Roma, proprio presso la Camera di Commercio di Roma. Il W20 è il gruppo che all'interno del G20, appunto, che l'anno scorso è stato a guida italiana, ha studiato le tematiche proprio di genere, quindi sull'empowerment femminile, quindi gruppo che, come immaginate, insomma, in cui partecipano ovviamente sia l'Italia che il Messico, quindi c'erano rappresentanti da tutti i paesi del G20. Ci sono stati 3 giorni molto intensi in cui abbiamo avuto le principali istituzioni, sia nazionali che europee che internazionali, a parlare di questi temi. Quindi è un tema sicuramente trasversale, quindi un tema mondiale, su cui però stanno lavorando tutti. Io vi invito, diciamo, anche per curiosità, ad andare poi a leggere il communiqué, che è proprio la sintesi del lavoro che è stato fatto dal W20 quest'anno,
E tra i vari temi, uno importante è stato anche quello della formazione, dell'istruzione ed anche delle STEM. Quindi riprendo un po' il tema di cui ha parlato anche Letizia Magaldi prima di me. Io, tra le altre cose, sono anche nell'advisory board di Stimiamoci. Stimiamoci è un progetto che nasce sotto il cappello di un'industria, di Confindustria, per creare un network tra aziende, imprenditrici, istituzioni per spingere gli studi STEM verso le donne. Cosa succede? Io appunto sono imprenditrice di prima generazione, lavoro nell'ambito delle risorse umane, un'agenzia per il lavoro. In effetti mi rendo conto che effettivamente c'è un gap molto importante, quindi ci sono sia poche persone in ambito STEM, perché lo vediamo, il mondo sta andando verso la digitalizzazione, quindi c'è sempre più bisogno di persone in ambito STEM, ma le donne in questo ambito sono ancora molto poco presenti, seppure anche brave quando ci sono, quindi anche con ottime performance sia di studio che di lavoro, ma poco presenti. Quindi se vogliamo effettivamente che poi la scelta ricada proprio sul merito, dobbiamo far sì che le donne siano sempre più avvicinate a quelli che sono i mestieri del futuro, i mestieri del domani. Quindi è importante questo orientamento verso quello che il mercato del lavoro richiede. Cosa facciamo? Noi come Comitato per l'Imprenditorialità Femminile, quindi lavoriamo proprio su questo, anche con l'ambito di Stimiamoci. Quindi abbiamo fatto sia corsi di orientamento e formazione alle neoimprenditrici, quindi sia per ambito ovviamente di finanziamenti, ma anche in ambito legato alla finanza, perché anche quello è un settore in cui le donne non sempre si sentono sicure, e molto anche in ambito STEM. Quindi ci siamo collegate con le principali università, quindi abbiamo contatti ad esempio con la Sapienza di Roma, con la preside dell'ingegneria informatica, la professoressa Catarci, così come anche con una imprenditrice molto importante, la Petrioli, una professoressa anche sempre di ingegneria informatica, che è una tra le 50 donne che hanno fatto e faranno la storia dell'informatica nel mondo, perché ha inventato l'internet sottomarino. Quindi ci sono donne che in effetti fanno comunque anche scoperte importanti. Cosa facciamo anche? Costimiamoci, facciamo anche orientamento alle scuole. Ci siamo resi conto che per orientare bisogna partire anche dalle scuole medie, quindi noi facciamo degli interventi con le aziende, con delle role model donne nelle scuole medie, dove queste role model raccontano alle bambine, ma anche ai bambini, perché parliamo di bias, parliamo di preconcetti, quindi è importante che anche i bambini vedano che non ci sono mestieri da donne, mestieri da uomini, ma effettivamente siano aperte a tutte. Quindi orientiamo le donne verso i mestieri del futuro. Un'altra attività, appunto, quello che dicevamo, è proprio quella di creare un network. Quindi abbiamo creato un network tra tutti i centri per l'imprenditorialità femminile, quindi comitati che ci sono presenti in tutte le città italiane. Roma sicuramente è il più importante di questi. Considerate che a Roma le imprese femminili tra Roma e provincia sono 97.354, quindi la prima provincia italiana per numero di imprese femminili. Quindi nel Lazio sono 140.000, quindi è un numero veramente molto importante. Però bisogna lavorare affinché crescano, quindi sia con i fondi di cui parlavo prima, Next Generation EU, ma anche con l'orientamento e la formazione e l'apertura verso l'internazionalizzazione, perché è importante anche lo scambio con l'estero, per far sì che poi si mettano a fattor comune tutte queste iniziative. Quindi a me fa molto piacere, ecco, aver partecipato, diciamo, a questo incontro. A livello di Stimiamoci, a livello appunto di comitati, noi abbiamo rapporti anche con strutture estere, quindi mi farà piacere se vorremmo creare iniziative anche con l'ambasciata sicuramente del Messico, perché alcune iniziative potrebbero essere utili, potrebbero essere, diciamo, comunque condivise anche con strutture all'estero. Quindi adesso noi siamo già in Europa, siamo già in Polonia, come Stimiamoci, siamo già anche legati a Bulgaria e altri paesi esteri, però sicuramente sarà un piacere fare iniziative. L'obiettivo è proprio quello di far sì che un domani le persone e i progetti possano essere considerati non tanto in ambito di genere quanto in ambito di valore. Grazie molte. Grazie. Dunque, cambiare un po' anche l'approccio antropologico alla questione di genere, perché siamo tutte cresciute con una idea diversa, quindi incidere sulle bambine, prendere per mano le imprenditrici, saper guardare all'internazionalizzazione e poi puntare sulle idee vincenti, che spesso sono quelle femminili.
Ora due voci che insieme ci raccontano un'altra storia e un'altra esperienza. Anna Maria González Luna, che è docente di lingua, cultura e tradizione spagnola all'Università di Milano Bicocca, e Diana Beltrán, che è una chef e un'imprenditrice. Insomma, storie che si intrecciano perché poi, come abbiamo visto e come abbiamo ascoltato, le donne, quando cambiano lo sguardo sul mondo, fanno in modo che il mondo le guardi in modo diverso. Sono collegate? Sì, sì, siamo collegate. Ok, ecco, vi avevo visto prima. Mille, benvenute. Non so se siete d'accordo, ci avevano detto di parlare in lingua spagnola in quanto rappresentanti un po' di questo mondo messicano in Italia, per cui passerei a parlare direttamente in lingua spagnola para decirles y comunicarles el motivo por el cual decidimos hablar al mismo tiempo como un diálogo Diana Beltrán y yo. Y lo dijeron ustedes también, se habla de network, de grupos de mujeres, que es lo que nos da fuerza. Y nosotros consideramos, antes de cederle yo la palabra a Diana, que valía la pena hacer este diálogo para demostrar cómo las mujeres, cuando estamos juntas, tenemos mucha mayor fuerza. Y porque tenemos la convicción de que se crece en las ideas, en moralidad y en actividad estando juntas. Por eso decidimos hacer un diálogo entre una reflexión que hago yo desde el punto de vista humanístico. Aquí salgo, obviamente, no soy yo emprendedora, pero sí vivo en el mundo universitario y se habla de relacionar en este fórum también con otras instituciones como las instituciones universitarias, además de que enseño precisamente en lo que es la Escuela de Economía de la Universidad Bicocca. Le cedo la palabra a Diana para empezar con este diálogo, Diana, que nos hablará también ella de su, sobre todo ella de su experiencia como emprendedora mexicana en Italia. Antes de cederle la palabra, discúlpenme, pero quisiera recordar, estamos hablando de dos mundos y también dos mundos culturales. Y quisiera recordar aquí unas palabras de Francesca Gargallo, una gran escritora y feminista italiana que vivió mucho tiempo en México, que murió precisamente el miércoles pasado. Y ella decía que la amistad entre mujeres, la reunión entre mujeres es siempre una actitud revolucionaria porque rompe con el sistema patriarcal que nos representa siempre solas, inmóviles y en el acto de estar cuidando a la familia. El hecho de vernos juntas en compañía resulta ser una amenaza para un sistema patriarcal. Quería recordarla en este contexto porque me parece que es bastante importante. Diana, a ti te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Soy Diana Beltrán, tengo 35 años viviendo aquí en Italia. Me vine muy joven. En el momento que quise cambiar un poco mi vida, en un divorcio tuve que tomar riendas de mi vida. Entonces hice lo que sabía hacer, sabía cocinar, decidí abrir un pequeño restaurante que hoy cumple 19 años, estamos por cumplir 19 años en este momento. Y ha sido muy difícil sobre todo porque cuando yo llegué hace 35 años, éramos las extranjeras como llamamos las moscas blancas, que es lo que le decía a Ana María, más o menos tenemos los mismos años viviendo aquí. Y ha sido muy difícil porque yo venía de una familia muy patriarcal, en el caso de mi papá, que fue cuando yo me estaba separando, que él dijo, le dijo a mi ex marido, que era italiano, le dijo que me dejara abrir un restaurante porque así yo iba a jugar a la comidita, o sea, dovevo giocare a la bambina que jugaba a cucinare, y entonces le dijo que me dejara jugar a la comidita, y él como que lo aprendió muy rápido este término de jugar a la comidita. Y bueno, es lo que hablamos con Ana María, que ha sido muy difícil también conseguir préstamos. Estaba yo leyendo que en América Latina el 49% de las mujeres tienen cuenta en un banco, pero no les dan crédito, solo al 11% les dan crédito. Y es bastante complicado. En el sector en el cual yo me muevo,
Somos en cocinas centrales, nada más tenemos el 3% adentro de una cocina central, porque se dice que nosotros no tenemos la capacidad de mandar una cocina. Ahorita está cambiando mucho, es lo que estábamos diciendo Ana María, ¿no? Uh-huh. Exactamente, hay grandes cambios y yo creo que hay que tener en cuenta, se habla de futuro, yo estoy de acuerdo con lo que decían Magaldi, con lo que decía Bárbara, Valeria, sobre el futuro de las mujeres, pero no olvidemos también el pasado, porque somos herederas de una gran lucha feminista, de luchas feministas, de momentos de feminismo que nos han llevado a lo que está, a tener la palabra hoy. Antes la mujer no tenía la palabra en ámbito público, no lo olvidemos. Yo esto lo celebro porque estamos aquí como representantes también de una cultura occidental que ya valga la pena recordar la cultura clásica. Ya desde Homero encontramos al hijo Telémaco que le dice a su mamá, quédate callada de alguna manera, ¿no? Cuando le dice, madre, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres. Y desde entonces esta voz pública ha sido masculina. El haberla conquistado es una gran trayectoria y este momento, este fórum, lo considero un gran ejemplo en gran coherencia, obviamente con lo que decía el embajador Carlos García de Alba, de esta posición y política feminista de relaciones exteriores en México. Y por otro lado, lo que decías, Diana, si nos cuentas también de alguna otra experiencia de cómo, y yo quisiera subrayar esto, cómo el lenguaje que constituye la visión del mundo y por lo tanto la representación de la mujer nos lleva a veces a cierta discriminación que hemos vivido de alguna manera, o como extranjeras o como mujeres, porque en el caso de Diana Beltrán y mío vivimos una condición semejante de mujeres y de extranjeras que hemos ido conquistando poco a poco nuestro terreno, nos hemos ido, como se dice ahora, empoderando a lo largo de los años. Entonces yo te invito, Diana, a que nos cuentes más de estas experiencias, tanto de las jugar a las comiditas como el ser mujer, además de todo eres mujer, si recuerdas aquella anécdota. Sí, bueno, esto me pasó en Italia cuando estábamos abriendo el segundo restaurante, ahora tenemos 4, y cuando estábamos abriendo el segundo restaurante, baja el vecino de donde yo tengo el restaurante y me dice, empezó una discusión, él alzaba la voz y a un cierto punto me dice, es que usted es extranjera, me faltaba nada más que llegara una extranjera rica y además mujer, o sea, me ha arribado y me detó, me mancaba soltanto que arribase una extranjera rica y anche donna. Y entonces yo me empecé a reír y le digo, a ver, vamos a ver una cosa, extranjera no, porque yo considero Italia mi sueño americano, porque Italia a mí me ha dado muchas posibilidades, me ha dado mucho. No me siento una extranjera, nunca me he sentido, porque no me han tratado como extranjera el 99% de las personas. Rica, pues le decía yo, es que usted no sabe si he pedido al banco o cosas así, aparte no le voy a decir el porqué. Pero donde no me gustó fue que me dijo, aparte don, o sea, in più donna. O sea, creo que era muy discriminante, sobre todo porque él tenía una hija mujer. Y teniendo una hija mujer quiere decir que no le estás dando su lugar a tu hija. Y era la manera en la cual él me bajaba, como, o sea, ¿por qué? Entonces me pidió hablar con mi esposo, con mi marido. Le dije, no, o sea, va a hablar conmigo si quiere resolver la situación. No tiene que venir un hombre o mi esposo o mi hijo a hablar conmigo, si yo soy la dueña de este restaurante. Entonces ese es el cambio de cómo podemos hablar y no nos dejan hablar porque nos dejan abajo. Y yo creo que es un ejemplo precisamente de este lenguaje como espejo de valores culturales profundamente enraizados. De ahí que todas estemos diciendo que todavía hay mucho camino por andar. Hay mucho por celebrar porque hemos conquistado mucho, pero también todavía hay motivo de indignación porque todavía hay camino que andar. Y el lenguaje, el modo de dirigirse a una persona refleja toda una cultura que tiene raíces
profundas. También está este juego entre público y privado, que yo creo que como chef, Diana, nos puedes contar esta diferencia entre la mujer, la cocina sabemos que es el ámbito doméstico femenino por excelencia, ¿no? Mientras sea en casa, la reina de la cocina es la mujer. Si sales del ámbito doméstico y te vas fuera, como en el caso de Diana, ya es mucho más difícil, porque ¿quiénes son? Son los chefs, no la chef. Entonces, si nos cuentas un poco esta experiencia, Diana, como emprendedora en este ámbito empresarial de los restaurantes, de los chefs. Ok, como chef puedo decir que tenemos, existe un premio que es para la mejor chef, no es para la mejor chef hombre o mujer, es para la mejor chef, y ahí están marcando el chef hombre y el chef mujer. Entonces eso también como es una disparidad. Hemos tenido mujeres a lo largo de nuestra trayectoria, donde hemos tenido mujeres con 3 estrellas Michelin, pero adentro de las cocinas a nosotros no nos usan. ¿Por qué? Porque el problema de la mujer es que tiene hijos. Entonces, al momento que tienes hijos, ya con eso es una discriminante para que no te acepten. Aquí en Italia hay una cosa muy bonita que hizo Bottura, porque nosotros tenemos una chef con estrella Michelin, que se llama Karim. Ella acaba de tener su bebé y Bottura la ha ayudado, o sea, como chef ayudó también a que ella crezca al mismo nivel. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros desde nuestras empresas, la mía es una empresa muy pequeña, pero desde nuestras empresas empecemos también a tener la paridad, o sea, tener más cuotas rosas, porque la mujer aparte es la que tiene el empoderamiento, porque tiene hijos, porque tiene que mantener. Entonces es como que para nosotros es más fácil. Nosotros en nuestros restaurantes tenemos el 80% de cuota rosa en comparación a muchos. Y nos da mucho gusto saberlo, sobre todo porque yo creo que hay que educar a los hijos desde chiquitos, porque nosotros las mujeres somos los que educamos a los hombres. Entonces, ¿por qué un hombre no puede hacer esto? No, porque lo va a hacer la mujer. No, al contrario, o sea, él, por ejemplo, ya entendió que la mujer también es al mismo nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo cerraría esto diciendo que, bueno, los estereotipos de los cuales estamos hablando, también el acceso, por ejemplo, a las licenciaturas STEM, etcétera, estamos luchando contra estereotipos muy fuertes que forman parte de nuestra cultura y que tenemos que ir todos poco a poco modificando y cambiando. Creo que hay un trecho, un camino por hacer. Y yo también, y con esto cierro, creo que es importante este diálogo cultural y este diálogo interdisciplinar entre empresa y culturas humanísticas, también, además de las culturas, la matemática, además de todas las ciencias duras del STEM. Es necesario, y quiero subrayarlo, yo considero muy importante que se mantenga el diálogo con las ciencias, con el área de las ciencias sociales y humanísticas, para mantener este diálogo que considero sumamente enriquecedor y que alimenta el pensamiento crítico, seguramente. Bene. Allora, grazie per questi contributi diversi che siete riusciti a garantire una pluralità di testimonianze non scontate, interessanti, e ad accendere una luce su un universo femminile che, per tirare un po' le fila, deve informarsi, reagire, essere coraggioso, fuggire dagli stereotipi, dimenticare tutto quello che ha imparato e ricordarlo all'improvviso per trarre nuova linfa. E la vicinanza fra questi due paesi può essere uno stimolo straordinario, perché ci sono numeri importantissimi che il Messico ci sottopone e ci racconta. Insomma, una grande rivoluzione al femminile nel solco di una dolcezza nei tratti e nei modi. È veramente una rivoluzione gentile ed è quello che ci auguriamo poi per l'8 marzo. Daniele, io le ridarei le redini di questo racconto. Grazie Anna Paola, grazie Claudio. Tutti. Sì, mi sentite? Sì. No, appunto, volevo ringraziare. Io non sento.
tutti quanti per questo scambio estremamente ricco, interessante. Credo che appunto la ricchezza di mettere insieme due culture, due mondi, due economie rappresenti uno dei punti dei punti chiave, no? della possibilità di costruire insieme un percorso all'interno appunto di una dinamica che è quella dei rapporti tra i due paesi. Io a questo punto mi fermerei qui ringraziando di nuovo tutti. L'appuntamento è per il 15 marzo, sempre alle 17. Appunto il tema sarà l'accordo Stati Uniti-Messico-Canada e quindi andremo sul fronte economico in termini di opportunità e di opportunità di sviluppo e di collaborazione. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.